Benvenuti all'incontro Donne in Meta, una squadra di supporto alle pazienti con tumore al seno metastatico triplo negativo. Oggi con l'iniziativa Donne in Meta vogliamo far capire alle donne quanto la malattia triplo negativa, che è uno dei tumori più aggressivi della mammella, ha delle nuovissime armi per combatterle, che quindi non bisogna perdere la fiducia nella possibilità di un miglioramento e di una guarigione. Sono dei messaggi importanti perché noi come oncologi vediamo spesso donne sconfortate al momento della diagnosi, ma abbiamo così tante armi da mettere in atto che veramente dobbiamo fare squadra. È stata scelta appunto la rimessa laterale come simbolo di sostegno e di sostenere le pazienti, e poi il mondo del rugby è sicuramente la metafora perfetta per quanto riguarda riuscire a superare le difficoltà, rialzarsi dopo una caduta e ripartire sempre tutti assieme. È uno sport di squadra in cui l'individuo fa fatica a fare la differenza da solo, per cui il sostegno incondizionato, soprattutto nei momenti di difficoltà di una partita, è fondamentale, e questo può essere tradotto quando un malato si trova di fronte alla malattia, una malattia molto seria, una malattia che purtroppo è molto difficile da affrontare, ma che se fatto assieme può riscoprire delle risorse che sono fondamentali per vedere un domani migliore. Tutti i giocatori devono muoversi nello stesso momento e coordinati, e credo che quando andiamo a sostenere una persona in difficoltà come un malato sia importante questo: capire il proprio ruolo, capire quello che si può fare, quello che si deve fare, ma anche rispettare magari il ruolo degli altri, il ruolo dei medici, il ruolo dei familiari che sono vicino al malato, per ottimizzare le risorse di tutti e il contributo di tutti. Noi siamo molto contenti di ospitare questa iniziativa Donne in Meta, che vuole mettere insieme e cercare di aiutare a fare squadra le donne che hanno questo tipo di tumore triplo negativo molto pericoloso e che rispetto anche agli altri tumori del seno crea una serie di apprensioni e di esigenze terapeutiche diverse, per cui c'è bisogno di informazione, c'è bisogno di sostegno maggiore, c'è bisogno di fare rete per aiutare queste donne ad avere come meta la guarigione.